Siamo tornati lungo questo rio e il nostro obiettivo di oggi è quello di comprendere se all'interno di questa vena composta da quarzo ci fosse dell'oro. E l'obiettivo sarà quello in futuro di andarne a macinare i componenti per cercare di estrarre la maggior porzione di oro possibile. Buongiorno cercatori d'oro. Nel video di oggi però voglio andarvi a parlare di una vena ricca in quarzo con un po' di solfuro all'interno, i quali sono dei minerali che tipicamente sono associati alla presenza dell'oro. Il mio compare di scavo Luca è già venuto qui la scorsa settimana e ha evidenziato la presenza di questa vena, che adesso andremo a parlare nel dettaglio, la quale potrebbe contenere all'interno un vero e proprio deposito d'oro. E quindi il nostro obiettivo è andare a capire quanto oro c'è all'interno, in che modalità, e poi andremo a vederlo probabilmente in futuro ancora una volta che questo materiale verrà macinato a una granulometria come fosse farina rocciosa. Perché è importante far ricerca in questo contesto per evidenziare le potenziali vene d'oro? Innanzitutto dovete immaginare che l'obiettivo della prospezione, e cioè nel nostro caso di noi che siamo prospettori, è quello di evidenziare eventuali depositi d'oro. L'oro è un metallo prezioso molto ambito dal mercato e infatti ha un valore alquanto elevato, che si attesta a circa 50 euro ogni grammo. Trovare l'oro all'interno di un alveo alluvionale significa che da qualche parte a monte ci deve essere per forza di cose un deposito. Ci sono poi eccezioni, ma adesso non voglio annoiarvi troppo, vi lascio qua sopra un video in dettaglio in cui ne parlo. È quindi peculiare quando si trova un vero e proprio deposito d'oro, che magari sono delle pagliuzze, delle pepite, le quali a loro volta esibiscono tratti di oro alluviale, cioè di oro che è agito molto poco, che nei paraggi potrebbe esserci una vera e propria vena. Lavorare una vena d'oro è un lavoro tendenzialmente diverso da quello che finora vi ho proposto intorno al canale. Bisogna campionarla. Sicuramente in questo contesto in cui affiora vedo che è molto fratturata, quindi si potrebbe effettivamente già lavare al piatto, ma di solito avrete a che fare con delle rocce molto dure le quali vanno macinate in maniera tale da liberare le particelle d'oro presenti all'interno. Ovviamente a sua volta l'oro all'interno di queste vene raramente è libero, tale per cui con il lavaggio successivo di queste farine riuscirete a isolarlo e scartare tutto il resto che invece è sterile, di solito quarzo. Tipicamente l'oro in questo contesto è presente all'interno di minerali chiamati solfuri, i quali contengono a loro volta zolfo, da cui prendono il nome. Nel solfuro c'è anche del ferro, del rame, dipende, alle volte c'è anche dello zinco. In ogni qualvolta cambia composizione chimica, si chiama anche differentemente il minerale. Sappiate che però dove vi è zolfo, tipicamente vi è anche dell'oro. E questo di nuovo il caso, queste vene, come notate, sono molto rossicce, le quali mostrano quindi presenza di ossidi e idrossidi di ferro. Ruggine, per esempio. A questo punto spero di avervi chiarito il perché oggi andremo a fare questo tipo di ricerca. Iniziamo quindi i lavori e andiamo a parlare più nel dettaglio di questa vena. Adesso voglio parlarvi un attimo di questa vena che abbiamo trovato, perché una volta che abbiamo rimosso la coltre superficiale di alterazione è possibile intravedere qualche caratteristica peculiare dal punto di vista giacimentologico. Partiamo con il dire che questa si tratta di una manifestazione secondaria aurifera. In buona sostanza si tratta di una vena la quale effettivamente non contiene oro tale da aprire una concessione mineraria, però potrebbe contenere dell'oro. È da capire effettivamente in futuro quanto oro contiene al proprio interno, anche perché poco vale le fessure che finora abbiamo esplorato sono aurifere, mentre a monte effettivamente l'oro è assente. Quindi questa vena, come altre che affiorano proprio in questo tratto, in questi 2 metri, potrebbero essere l'origine dell'oro che troviamo poco a valle, e questo è molto interessante e alquanto importante. Dal punto di vista invece dei minerali che compongono queste vene, parliamo principalmente di pochi minerali. Il quarzo, il quale ha un aspetto vitreo in questo contesto,
associato un altro minerale, il quale invece si chiama calcite. Parlando del quarzo, non si tratta nient'altro di silicio e ossigeno. Per la calcite invece parliamo di calcio, parliamo di carbonio e di ossigeno. L'oro probabilmente si trova in queste porzioni più grigie, le quali contengono i cosiddetti solfuri, i quali non sono altro che minerali composti da zolfo e ferro. In questo caso si tratta di pirite, probabilmente aurifera. Per esperienza personale, come anche in altri video ne ho parlato, l'oro si trova però spesso associato con altri minerali, chiamati solfuri. Questi minerali, ricchi in zolfo e in questo caso specifico in ferro, i quali danno pirite, potrebbero contenere al proprio interno l'oro. E quindi in questo contesto ci rende difficoltoso il ritrovamento solo con il piatto. Qui facciamo un breve riassunto di quello che è successo e di quello che succederà in futuro. Abbiamo trovato una vena composta di diversi minerali, tra cui quarzo, che probabilmente è sterile e non contiene l'oro, ma andremo a vedere, calcite, la quale invece circonda i solfuri. I solfuri sono i minerali dove all'interno vi è la maggior parte dell'oro, da come abbiamo potuto appurare al piatto. Oggi siamo riusciti a recuperare parte dell'oro nativo, cioè quello libero all'interno di queste vene, le quali una volta martellate e picconate liberano parte dell'oro presente all'interno, il quale in questo caso si parla di oro libero, oro nativo. La maggior parte dell'oro però presente in queste vene è all'interno dei cosiddetti solfuri e quindi sarà fondamentale campionare queste vene, a casa andarle a macinare ulteriormente e in futuro passare alla canetta o al piatto quelle farine. Nella puntata di oggi voglio comunque ancora il materiale che abbiamo estratto queste vene e passarlo in canalina per produrre un concentrato. Infatti quei frammenti di quarzo che contengono all'interno i solfuri sono più densi e pesanti e la mia ipotesi è quella di produrre un concentrato alla canalina. Andremo poi anche questo a macinarlo in futuro. Thank you.
Capite quindi quanto è interessante la ricerca dell'oro lungo i fiumi, perché spesso e volentieri potreste venire a imbattervi in queste situazioni in cui magari trovate affiorante una vena, poco a valle di questa vena ricca in solfuri trovate l'oro. Quindi sì, da una parte trovando l'oro lungo il fiume potreste venire a contatto con delle vene potenzialmente aurifere che magari contengono più oro di quello che trovate nel fiume, oppure al contrario, trovando le vene potreste cercare poco a valle la presenza dell'oro che sostanzialmente è scaturito dall'erosione di quelle vene. E questo è proprio il bello della prospezione, cioè porsi delle domande, trovare delle ipotesi di lavoro, sostanzialmente cercare di comprendere come la natura ha lavorato in quel contesto naturale e quindi avere delle idee. Possiamo provare a lavorare in questa maniera, possiamo provare a scavare in quest'altra, successivamente possiamo adoperare questi strumenti in quel contesto. Si tratta di ricerca non convenzionale per il cercatore d'oro, il quale spesso e volentieri invece si traduce nel scavo tanto, raccolgo tanto, o magari nel cerco l'oro e lo trovo. In questo contesto invece la lavorazione delle vene è sicuramente una ricerca differente, ma sostanzialmente molto interessante secondo me. Nel caso in cui trovaste anche voi delle vene simili a questa, mi raccomando di scriverlo qua sotto nei commenti o mandatemi in privato le fotografie sul mio canale Instagram, che mi trovate sempre con Matteo Berto Prospector, e cercheremo assieme di comprendere se effettivamente potrebbero trattarsi di vene aurifere. Perché le vene aurifere vere e proprie, quelle veramente arricchite, sono relativamente poche in Italia, ma di manifestazioni secondarie, cioè di vene che magari non rendeva la pena in passato coltivarle, ma che ora invece potrebbe essere interessante dal punto di vista amatoriale, ve ne sono veramente molte. E ancora molte di queste inesplorate. In ogni caso in futuro andremo ancora a macinare queste vene, cercheremo di capire come obiettivo principale quanto oro c'è rispetto al volume. Questa si chiama concentrazione ed è fondamentale per il prospettore capire dove c'è l'oro, quanto ce n'è rispetto a un volume di riferimento.